La correzione cartografica che cosa prevede? Prevede che voi quando andate a fare tipo, che ne so, i contorni di un comune o gli edifici o qualsiasi altra cosa che venga rappresentato dal punto di vista di VG, non ci siano diversi errori. Quali sono questi errori? Qui per ogni tipo di errore vi ho creato un file. Andiamo a vedere il primo errore. Un errore che potrebbe capitare che mi impedisce di fare delle operazioni sono gli oggetti duplicati, cioè quando ci sono degli oggetti sovrapposti. Se sono fortunato magari li becco, nel senso che qui io so che ci potrebbe essere una polilinea doppia tramite, vedete, selezione ciclica, se vado qui sopra, vedete, mi compare, vedete, il quadratino e so che c'è una doppia polilinea. Oppure, se vado qui, vedete, c'è un doppio blocco. Facciamo una cosa, creiamone un'altra anche qui, quindi faccio inizio, copia, non ruota ma copia, da qui a qui e poi lo risistemo qui e io voglio in pratica che, mi sa che ho scelto male il punto, sposta da qui a qui, e io voglio in pratica che questi oggetti che sono doppi, quindi ho questo oggetto doppio e questo oggetto doppio, mi vengano eliminati automaticamente. In più voglio anche un'altra cosa. Qui vedete che c'è una linea, una doppia linea che rappresenta una vasca. Perché gli oggetti doppi potrebbero essere anche considerati quelli molto vicini, cioè fino a una certa distanza. Quindi anche questo potrebbe essere un oggetto doppio, anche se non è sovrapposto. Ok? Facciamo un esempio, lo faccio vedere. Su questo, eccolo qui. Facciamo una copia di questo. Copia da qui a qui. Vedete, è molto vicino, però non è sovrapposto. Come si fa? Si va su strumenti. Qui su correggi ci sono la possibilità di selezionare gli oggetti che voglio cancellare, o meglio, correggere. Qui gli oggetti da includere nella correzione cartografica, siccome io voglio tutto, qui gli lascio seleziona tutto. Do avanti, scusate, indietro perché, vedete, qui volevo scrivere oggetti da non ancorare, o meglio, da ancorare nella correzione cartografica. Cioè, queste qui, queste vasche, io voglio che non vengano eliminate, anche se hanno una distanza molto vicina. Quindi vado qui tramite layer, che sono le vasche, eccole qui. In pratica verranno eliminati tutti gli oggetti che sono doppi, molto vicini, tranne le vasche. Do l'avanti. Qui trovo tutti i vari strumenti di correzione della mia carta. Quello che serve a me è proprio il primo. Gli dico aggiungi e qui gli potrei andare a inserire una distanza. Vado a inserire tipo una distanza, guardate, posso anche inserire questa distanza qui. Che significa questa distanza che ho appena fatto? Praticamente questo qui, se io non avessi ancorato, lo avrebbe eliminato. Poi metto interattivo, perché metto interattivo? Perché nel momento in cui me lo va a correggere, verifico meno se lo voglio eliminare. Vado avanti. Qui mi dici modifica gli oggetti originali, vado avanti, qui mi dà i segni, cioè se un duplicato mi compare l'ottagono di color ciano, se sono oggetti troppo corti mi compare un ottagono di color rosso e così via. Fatto questo mi dà fine, mi compare questa finestra, azione di correzione. Adesso se gli dico correggi tutto, correggerebbe tutto. Ma se vado qui, vedete, ci sono 5 errori. Allora, clicco su questo. Mi dice, questo è il primo errore, correggi. Questo è il secondo errore, correggi. Questo è il terzo errore, vedete, quella doppia linea che avevo sovrapposto, gli dico, correggi. Quest'altro è l'altro errore, gli dico, correggi. E infine c'era il blocco, correggi. Chiudi, lui ha eliminato tutte quelle linee doppie. Ad esempio qui, vedete, non c'è più una linea doppia.
Quella che avevo fatto, se non sbaglio, qui non c'è più una linea doppia. L'avevo fatto qui, vedete? Quindi ha eliminato tutte le linee doppie. E a che serve questo strumento? Serve nel momento in cui noi andremo a fare dei tipi di operazione che devono avere delle geometrie perfettamente ordinate. Si tratta della creazione di varie topologie, ok? Tra l'altro servono anche nella classica gestione degli oggetti di AutoCAD. Chi è che vuole ripetere questo esercizio? Vai Sonia. Ecco, allora qui non ho strumenti, ecco, diciamo ecco, il comando per la correzione non l'ho visto bene dove devo andare. A destra, cioè Ah correggi, sì, corregge, ecco. c'è una gomma, eccolo lì, Sì, perfetto. ok, bravo. Ah, perfetto, bene. Allora, quindi seleziona oggetti, seleziona tutto o selezione manuale? E cerchiamo un attimo di capire come funziona Questo questo qua. correggi cartografia, no? Sì. Chiudilo un attimo. Sì. Eccomi. Allora, chiudi anche quello, Questo lo chiudo, eh? tanto non ci serve adesso, sì. Ecco qua. Io ho in quel disegno, Sì. se vai a selezionare la linea in alto a destra, quella viola, è una linea doppia. Da Sì. che cosa te ne accorgi che è una linea doppia? A te Dal fatto che compare un doppio quadratino, credo. No. no, Ah, perché non ce l'ho attivato. Però, perché non è ecco, attiva. qui volevo. Come devo mettere per avere invece delle icone. Ok. Tasto destro, no, Tasto sulle icone, tasto destro sulle icone. destro. Usa icone. Ok. Eccolo. Quindi devo mettere questo, no? Selezione ciclica. Quindi Sì. se io vado. Ah, eccolo, eccolo. Ecco qui compare un doppio Ok. quadratino. Sì, ok. Va bene. Poi c'è E la. fai una cosa. Sì. Il blocco, sì, esatto. Fai una cosa, copia una linea molto vicina, una curva di livello, copiala. La sposto e poi la rimetto. No, copiala proprio vicino, anche se non. Ok, sì, vabbè. Puoi spostare quella Va tranquillamente. bene, ok. Tipo così. Ok. Vabbè. Ok, perfetto. Adesso noi vogliamo eliminare quella linea viola a sinistra, quel blocco in basso a destra e questa linea che hai appena copiato, no? Sì. Ok. Quindi devo andare. Come si fa? Devo andare su strumenti, se lo ritrovo, eccolo qua. Sì. Allora, strumenti, però perché non me lo. Vediamo un po'. Strumenti, mi viene tutta questa. No, ma tu stai andando sul menu strumenti, devi andare sulla scheda Ah, sì, strumenti. c'è ragione, ok. Allora vado, correggi. E si Sì. apre, ecco, questa tabella, quindi seleziona oggetti, poi azioni, ah, devo dire azioni di correzione oppure seleziona tutto, qui devo impostare. Seleziona tutto va bene. Io adesso ti faccio fare una cosa che non ho fatto io. Vai avanti direttamente. Avanti, Vai qui. avanti. Ok. Vai, vai. Ok. Elimina duplicati. Ah, No, dai sei indietro, andata troppo ok. indietro. Sulle dietro. Sì, elimina. Elimina duplicati, fai aggiungi. Ok. Lì a destra, vedi che in altro c'è scritto parametri di Sì, correzione. tolleranza. Vai su seleziona. Vai su seleziona. Ok, Sì, e devo dire da qui a qui. avvicinati. No, avvicinati alla vasca blu, quella in basso, in basso. Ok. Seleziona. Seleziono al centro, no, dove vado? Un po' più in alto. Ok, vai verso il basso.
No, praticamente devi prendere una distanza che sia più grande dello spessore di questa Ah, vasca. ok, da qui. Vabbè, facciamo così e tolgo lo snap. Così. Ok, perfetto. 5, Ok. sì. Metti interattivo, interattivo e dai l'avanti. Modifica oggetti Vai originali. ancora avanti, qui lasci così, vai ancora avanti e Sì. qui metti fine. Sì. Allora, ti compare questa finestra, allargala più a sinistra, cioè elimina duplicati a sinistra, a Ah, questo. sinistra, duplicati. Allora, correggi, 1 di 6. clicca sul primo, su errore 1, su errore 1. Qui. Ah, ecco. Vedete. Ok, questo è il primo errore. Sì. Correggi. Poi questo è il secondo errore. Fermati. Perché ti ha dato errore? Perché la La vasca, perché ti ha distanza, dato perché la errore? tolleranza che io ho inserito è maggiore della distanza delle due linee della vasca. Quindi. Ma a me prima non me l'aveva dato, anche se avevo messo la distanza superiore. Ti ricordi che non me l'aveva dato questo errore? Ok. Perché? Allora è troppo difficile, non lo so. Annulla, annulla, fai annulla. Fai annulla. Sì. Rivai su correggi. Seleziono tutto, vado. Lì in basso, vedi che cosa c'è scritto? Oggetti da ancorare nella correzione cartografia. Sì. Ancorare, cioè significa che tu non vuoi modificare. Ah, Se vai in ok. layer, Sì. tramite layer, Qui. la freccia a destra, Sì. esatto. Siccome quegli oggetti sono su layer vasche, significa che tutti gli oggetti su layer vasche non verranno presi in considerazione nonostante Ho capito. La tolleranza la che ho inserito. tolleranza sia maggiore. Sì, ho capito. Ok, Quindi io vai su inserisco vasche, vasche, seleziona. Avanti. seleziona, vai avanti. Posso selezionare solo un layer oppure di più? Anche di più o solo Più uno? di layer, più layer, sì, anche più layer. Adesso vedi che la tolleranza è rimasta la stessa, Ok. Sì, no? vado avanti. Vai avanti. Avanti e fine. Fine. Adesso vado qui, mi dice 1 di 4, addirittura 2. Ah, erano 2 vasche, infatti. Esatto. Correggi. Correggi. Poi questo qua, ecco, Correggi. correggo questo. E la curva di livello. E la Esatto. vasca non è stata presa. Ho Chiudi. capito. Chiudo. Ecco qua. Corretto. Ok. E Perfetto, già va bene. questo ci risparmierebbe, grazie Sonia, ci risparmierebbe un sacco di lavoro sulle cartografie fatte male, Sì, no? Perché ci sono infatti. tanti oggetti che si sovrappongono uno sull'altro. Sì, è vero, ne ho Ci sono. viste parecchie, infatti. Cioè parecchie, ho visto una cartografia con tantissimi oggetti, per esempio, sovrapposti. Sì. Ok. E, ci sono domande?